Ciao Screen Weekers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questa è una nuova puntata di Ficca Naso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Lo abbiamo aspettato per anni e finalmente è arrivato Deadpool e Wolverine. Il terzo capitolo della saga di Deadpool è arrivato in sala. Sappiamo che moltissimi di voi hanno già visto il film, c'è anche chi era pronto l'altro ieri sera, lo scattare della mezzanotte, e vi avvertiamo che questo video è indirizzato proprio a chi non rischia più o semplicemente non teme gli spoiler. Stiamo per iniziare ad elencare i più epici, per alcuni magari anche criptici, camei del film. Siete avvisati? 3, 2, 1, via! La presenza di Chris Evans è stata già di per sé una grossa sorpresa, ma l'idea di averlo messo nei panni di un altro personaggio anziché il familiare Captain America è stata brillante. Forse i più giovani non sanno infatti che l'ex Steve Rogers ha interpretato anche, nei primi due film dedicati ai Fantastici 4 usciti poco prima della nascita del Marvel Cinematic Universe, la Torcia Umana, a.k.a. Johnny Storm, personaggio che vedremo il prossimo anno all'interno dell'MCU con il volto di Joseph Quinn, l'amatissimo Eddie di Stranger Things. Prima di entrare a far parte dell'ecosistema Disney, 20th Century Fox si era cimentata in vari progetti con protagonisti personaggi Marvel che abbiamo rivisto in questo film, fra cui il Blade di Wesley Snipes e la Elektra di Jennifer Garner, protagonista di un simpatico easter egg quando insieme a Deadpool diciamo denigra un po' Daredevil, che al tempo era interpretato da quello che oggi è il suo ex, Ben Affleck. Beh, all'epoca non erano ex, forse stavano già insieme, o forse si sono conosciuti proprio su quel set, boh, non me lo ricordo, non ne ho idea. Voi lo sapete. Ed ecco una chicchetta che forse qualcuno si è perso: a testimoniare le vecchie glorie dei film Marvel by Fox, nella resistenza guidata da X-23 direttamente da Logan e già spoilerata nei trailer, troviamo anche il Gambit di Channing Tatum, lo stesso personaggio che ci ha fatto piangere male nella recente serie animata X-Men 97. Beh, lui sarebbe infatti dovuto essere protagonista di un film tutto suo ed anche comparire in altri progetti. Lo stato di pre-produzione del film, circa una decina di anni fa, era talmente avanzato che in varie foto e video di repertorio Tatum figura accanto ad altri protagonisti dell'universo mutante Fox, ed infatti il nostro Tatum Gambit in Deadpool e Wolverine continua a sottolineare occasioni perse e tempi che non furono. Henry Cavill, cameo strepitoso per l'ex Superman del DCEU, che ricalcano i rumor che negli scorsi anni lo volevano come nuovo Wolverine dell'MCU. Beh, lui allora si è prestato a mostrarci ciò che sarebbe potuto accadere, ma che probabilmente non accadrà mai, e ci dice un po' guardate che ve siete persi. Altri due camei quasi impossibili da notare sono questi: sotto la maschera di Lady Deadpool, che insieme ad un'armata di varianti attacca i nostri eroi nell'ultimo atto del film, si nasconde niente meno che Blake Lively, attrice che ovviamente i più ricorderanno per essere stata Serena van der Woodsen in Gossip Girl, ma che è anche la moglie di Ryan Reynolds. Uno dei suoi colleghi invece, Deadpool Cowboy, era interpretato da Matthew McConaughey. Il doppiaggio italiano, per cercare di non farci perdere del tutto il riferimento, ha affidato le voci dei personaggi ai principali doppiatori dei due attori, Francesca Manicone e Francesco Prando. Accanto a questi non ci dilunghiamo troppo sui moltissimi altri camei, ma sicuramente vi cito il Fenomeno, Pyro, Todd, Callisto, Lady Deathstrike, Sabretooth. Quasi tutti gli sgherri di Cassandra erano infatti facce conosciute e anche strettamente interni all'MCU, come Thor, Happy Hogan, Hulk o la B15 di Loki. Ma più interessante può essere invece una veloce disamina riguardo alle altre versioni di Wolverine, arrivate sul grande schermo direttamente dai fumetti. Il più celebre, l'originale, è il Wolverine Tappo, quello bassettino con cui Deadpool inizia la sua ricerca multiversale. Non ce ne vogliate, per anni Tappo Peloso è stato proprio il suo soprannome nei fumetti, cioè, né corpa mia, che vedevo di. Nei fumetti Marvel, Wolverine infatti è celebre per essere di statura estremamente bassa, un piccoletto pieno di muscoli e peloso fino all'eccesso. Lo sapevate infatti che inizialmente Hugh Jackman era stato rifiutato al provino perché, anche se era perfetto, era anche considerato troppo alto? D'altronde lui è 1,88 m, ma alla fine ci hanno ripensato, per fortuna. Epico anche il cameo del Wolverine di Terra 295, che sarebbe l'universo dell'era di Apocalisse. In questo universo, un altro dei più celebri nei fumetti, il mondo è dominato da Apocalisse, uno dei più conosciuti villain degli X-Men, lo avete visto anche al cinema, e il Wolverine di quel mondo, come vediamo anche nel film, ha perso una mano a causa del raggio ottico di Ciclope, anche lui dalla parte dei cattivi in quell'universo. Un altro importante cameo è quello del Guercio, il Wolverine con la benda sull'occhio e il completo bianco. Nei
nei fumetti si tratta in realtà non di una vera e propria variante, ma di un alter ego che il Logan ufficiale, quello tappo insomma, solitamente adotta durante le sue avventure sull'isola di Madripoor. Impossibile infine non citare Old Man Logan, un Wolverine ormai vecchio e stanco, protagonista di avventure in un universo futuro e distopico, che nel film vediamo sparare a Deadpool seduto tranquillamente nel suo patio, tipo Clint Eastwood, diciamo. E voi ne avete notati altri? Avete notato questi? Avete visto il film? Vi è piaciuto? Come sempre fatecelo sapere in un commento qui sotto, iscrivetevi ai social al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto, e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!